Ero un po' indeciso se fare o no questo video, però va bene, facciamolo. Quindi sì, ragazzi, quello che state vedendo sono io, che fondamentalmente, ripeto, per la maturità 2020, una maturità che credo molte persone ricorderanno. Questo video è fondamentalmente un video diario, a tutti gli effetti, che utilizzerò come ricordo, e soprattutto un video che volevo condividere con voi perché ci tenevo un sacco, quindi mi raccomando, guardatelo fino alla fine. Il mio esame, ragazzi, dovrà essere il 26 giugno, precisamente mezzogiorno, 26 giugno, mezzogiorno. Oggi invece è il 16 di giugno, quindi ho 10 giorni prima del mio esame, nonostante questa sia considerata da tutti come la notte prima degli esami, perché effettivamente gli esami iniziano domani, cioè il 17 di giugno appunto. Però io sono stato fortunato, ce l'ho tra 10 giorni e cercherò di documentarli per quanto possibile. Ok, quindi ragazzi, ci stiamo aspettando un mio amico che mi passa a prendere perché stiamo veramente andando la notte prima degli esami. Incredibile. Bene ragazzi, siamo in macchina, abbiamo sbagliato 4 volte strada, cioè non sappiamo tornare alla nostra scuola, cioè vabbè. Vai, stai zitta. E niente ragazzi, andiamo. Dai ragazzi, che lo passiamo. Ok ragazzi, in realtà quella non era la nostra scuola, sono andato fuori la nostra vera scuola e siamo solo in pochi, fortunatamente meglio così. E stiamo già tornando, però sarà bella serata ragazzi, che ne pensate? Ci è piaciuta, ci è Sì, è piaciuta. stata top Ci è piaciuta e niente raga, quindi ora mancano solo gli esami, mancano solo i nostri 60 a testa e niente raga, stock, ci si becca, bella per voi. Ok ragazzuoli, siamo tornati dopo circa 2 giorni e mi sono appena accorto che manca una settimana al mio esame di maturità, quindi devo iniziare seriamente ragazzi. Ora si inizia, abbiamo tante cose da fare tra YouTube, Twitch e scuola. Sarà divertente, sarà divertente. Ma ora mi devo mettere al lavoro, come potete vedere, elaborato di matematica alla mano e si va. Però ragazzi, prima di insomma startare con lo studio, voglio un attimo farvi comprendere le parti in cui si divide l'esame. Allora, prima parte, elaborato di matematica, quindi fondamentalmente matematica. Dobbiamo discutere di una serie di problemi e domande teoriche che ci sono state fornite agli inizi di giugno. Seconda parte invece è principalmente italiano. Praticamente la nostra professoressa ci ha fornito una trentina di testi tra antologie, poesie di vari autori che noi dobbiamo sapere analizzare tutte quante perché l'esame ce ne capiterà una a caso. Terza parte invece riguarda tutte le materie, quindi si parla di inglese, di biologia, non lo so, di filosofia, storia. Ci vengono forniti dei documenti e noi dobbiamo parlare di tutta questa serie di documenti in relazione alle materie e argomenti richiesti. Quarta parte, alternanza scuola-lavoro, invece vabbè, scrivo solo alternanza. In questa parte ognuno deve proporre la propria esperienza fatta dall'alternanza. Io sinceramente per fare una cosa un po' diversa volevo essere un po' critico nei confronti dell'alternanza perché personalmente a livello lavorativo non mi ha dato niente, ma non credo abbia dato niente a nessuno, non solo all'interno della mia scuola. Parte 5 invece cittadinanza e costituzione. Bisogna avere comunque dei fondamenti di costituzione e cittadinanza. Io cercherò comunque di far rientrare i due discorsi assieme in modo di evitare, diciamo, problemi o domande che potrebbero risultare un po' troppo fastidiose. Quindi questo è il programma, ragazzi, direi di iniziare. Allora, ragazzi, piccolo riassuntino. È il 20 di giugno, mancano 6 giorni al mio esame. Allora, ieri non ho concluso, diciamo, la parte del video in cui dicevo cosa avevo fatto, ma ho concluso tutta la parte riguardante l'elaborato di matematica, insieme anche alla CLIL, una parte in inglese che dovevamo esporre di matematica. Non ho avuto problemi, nel giro di 2 ore ho concluso tutto. C'è una cosa però, in questi giorni è uscito anche The Last of Us 2, quindi in questi giorni sul sito Viola sto portando un botto di streaming per cercare di finirlo, quindi mi sto alternando tra scuola e The Last of Us 2 sul sito Viola, veramente è un casino. Comunque oggi il mio obiettivo, prima di startare di nuovo con The Last of Us sul sito Viola, è quello di fare tutto italiano e latino. Tra l'altro, oggi è sabato, ragazzi. Stasera mi sa che mi tocca stare a casa, ma ci sta. Ok ragazzi, ho ripetuto il mio elaborato di matematica, come potete vedere, vabbè, ho dovuto riscrivere un po' gli appunti, gli esercizi che ho dovuto fare. Ora passo subito ad italiano perché ci ho messo veramente un botto di tempo a ripeterlo, circa un'oretta ed è troppo. Ok signorotti, sono le 3 e un quarto, ho avuto la fortuna di finire in realtà abbastanza in fretta. Italiano e latino quindi teoricamente finiti. Credo che poi devo solo allenarmi oggi perché devo fare attività fisica, oggi sabato è giornata di attività fisica e poi tengo la live di The Last of Us, quindi continuiamo. Ok ragazzuoli, continuate ad aggiornarvi, sono quasi le 6, io qui mi stavo un attimo allenando, spero si veda, scusate il casino. Un po' di attività fisica, fatela sempre ragazzi, mi raccomando. Poi mi tocca fare The Last of Us, lo voglio fare raga tutta la serata, anche se sabato non mi interessa, sono in nerding mood, quindi devo fare tutto The Last of Us. Scusatemi se sto ansimando, ma stavo facendo questo piccolo riassunto tra una serie e l'altra. Ok ragazzi, 21
giugno 2020. La situazione sta peggiorando, non è vero, tutto a posto. Oggi devo fare filosofia e storia e vorrei giusto ripetermi Pirandello e Ungaretti per poi passare ai prossimi argomenti con domani. Domani vorrei concludere tutto, però non lo so. Comunque oggi, ragazzi, vi ho detto filosofia, storia e concludiamo meglio italiano. Quindi non perdiamo tempo e andiamo. Giusto per farvi capire che sto veramente sconnettendo, io ho sempre avuto un problema con i nomi dei protagonisti delle opere. Fin da piccolo ho sempre odiato impararmi i nomi, specialmente quando sono così strani. Ma allora io stavo rivedendo il Fumetti a Pascal e mi sono detto: ma il protagonista come si chiama? E dopo circa 10 secondi di stupidità mi sono accorto che si chiama Mattia Pascal. Sì, ragazzi, futuro ingegnere aerospaziale alla NASA. Sì. Ok, ragazzi, storia portata a termine, filosofia in realtà no. Ora è pomeriggio, ormai sono le 5:30 e ho perso un po' di tempo in realtà. Filosofia non sono riuscito a farla. Vedo che riesco a fare nell'ultima mezz'ora prima di startare la live di The Last of Us. Vediamo che riesco a fare, ragazzi, perché credo che la live di The Last of Us sarà dalle 6:30. No, ragazzi, non è vero. Nel giro di 15 minuti ho fatto tutto quello che riguardava Hegel e Marx per il mio percorso. Quindi è una macchina da guerra questo coccodrillo. Ok, ragazzi, dopo la live di ieri, circa 7 ore per concludere The Last of Us, mi sono svegliato tipo alle 11. No, non fa niente, non è un problema. E oggi è forse la giornata di inglese, storia dell'arte e scienze. Inizio a lavorare e poi dove mi porta il destino. Tra l'altro, una cosa molto ironica, c'è gente che un mese anche prima della maturità dice cose del tipo: no, come posso fare a uscire il sabato sera? Devo studiare per l'esame. E ci sono io che 4 giorni prima faccio per 2 giorni di fila live da 6 e 7 ore per concludere un gioco su Twitch. Cioè, ragazzi, è una questione di mindset, una questione di come gestisci il tuo tempo, come studi e come ti organizzi. Non è una questione di tempo in sé e quanto tempo hai. Si possono fare tante cose, non sottovalutatelo mai. Ora smetto di fare il vecchio saggio e vado a studiare. Ok, ragazzi, intanto io sto facendo la live. Oggi ho praticamente concluso di studiare tutto quello che dovevo fare per la maggior parte, però mi mancano alcune inezie di matematica e storia dell'arte e appunto alternanza scuola-lavoro, che poi farò domani e dopodomani, dato che comunque ho ancora tempo. Intanto qui, ragazzi, vi saluta tutta la chat di del sito Viola. Bella per voi, raga. Ragazzi, piccolo aggiornamento. Allora, la situazione è la seguente. Io ora sto facendo arte. Vi avevo detto che avrei ripetuto qualcosina. Lo sto facendo, ma intanto oggi avevo un lavoro da fare per una cosa di YouTube, Twitch, cose varie, che non vi sto qui a dire perché non so se posso ancora dirla quando verrà pubblicato il video. E ho saputo che dovrò continuarla per 3 ore il giorno prima del mio esame, dalle 3 alle 6. Cioè, io l'esame ce l'ho venerdì e dalle 3 alle 6 di giovedì dovrò fare questa cosa per YouTube necessariamente, perché è una grande cosa. Tra tutti i giorni in cui poteva capitare proprio il giorno prima del mio esame, capito? Not stocks, fratellini. Ok, ragazzi, la giornata si è conclusa. Ora devo andare in live, ma prima voglio farvi vedere una cosa. Allora, io ho concluso praticamente tutte le materie. Da ora voglio solo ripetere un'unica volta tutto, cioè tutto quello che dovrò dire all'esame. Però prima voglio farvi vedere questa cosa che personalmente è molto figa. In pratica, ragazzi, voglio farvi vedere questo, il mio PowerPoint per l'alternanza scuola-lavoro. Ve lo voglio far vedere perché parlerà non solo delle attività che ho fatto con la scuola, per esempio questa e questa, ma anche di YouTube, Twitch e TikTok, che voglio inserire. Quindi qui c'è YouTube con i miei traguardi, la mia facciata di YouTube principale e poi un po' tutte le mie views dal 2017 fino ad oggi. Poi YouTube abilità richieste, e ho messo le varie abilità richieste, ho messo anche lo studio di grafici, quindi grafici di questo tipo a torta, anche se questo non è proprio a torta. E qui anche Twitch e TikTok, in cui ho inserito l'apertura dei canali, i traguardi raggiunti per entrambi e poi i margini di guadagno a parer mio di entrambi, con appunto la dedizione e la costanza necessaria per ogni tipo di social. Oh, ragazzi, non guardavo l'aria esterna da un po', cioè non stavo all'aria aperta da un po'. In realtà volevo farvi un piccolo riassunto di quello che ho fatto per ora oggi. E bene, che dirvi, in primis ho concluso, cioè ho ripetuto tutto, veramente tutto. Domani magari ripeto qualche altra qualcosina, ma ragazzi, ormai ho fatto. Cioè, ormai è fatta veramente. Ho stampato e messo qui tutto il mio elaborato di matematica. Molto carino, devo dire la verità. E invece qui in quest'altra parte, questo è ancora elaborato, ho messo anche tutta l'alternanza scuola-lavoro. Vi faccio rivedere giusto una parte, che è questa qui, che ho leggermente rifatto facendo vedere un po' di analytics di YouTube e cose di questo tipo. E vabbè, poi le cose che avevate già visto, nulla di nuovo. Comunque, più che altro, mentre cammino per il mio terrazzino,
mi sono accorto di una cosa. Oggi sono andato al British da circa dalle 6 alle 7, così, perché sto ancora facendo British, anzi oggi è stata l'ultima lezione del British con i miei amici. Però più che altro, ragazzi, quello che ho notato, e io ho al British tutte persone più piccole di me, cioè tutti quelli che sono al British sono più piccoli di me, sono al terzo o quarto anno di liceo. Ho notato che in questi anni io è come se avessi un po' perso la mia infanzia, cioè mi sono sempre comportato in maniera forse troppo grande per la mia età. E sinceramente ora, al quinto anno di liceo scientifico, quando tra qualche mese probabilmente sarò all'università, mi trovo veramente pentito di questa scelta. Cioè sto iniziando ad avere, a rimpiangere un po' tutte quelle uscite a cui non sono stato, tutte quelle volte che sono voluto restare a casa, magari anche da solo, a non fare nulla invece che stare con i miei amici. Questo è quanto, ragazzi, credo che per stasera, cioè che per oggi vada bene. Ci vediamo domani con la giornata prima degli esami e magari anche la serata prima degli esami, che credo che passerò in live, ed è abbastanza incoerente se pensate a quello che ho appena detto. Oppure, se non lo so, mi vedo con qualche amico, non lo so, ragazzi, ci becchiamo domani. Un bacio. Meno uno. Ora ripeto le ultime cose che non ricordavo ieri, come ho già detto, riprendo le ultimissime cose. Poi oggi dalle 3 alle 6 una sessione di registrazione. E poi, ragazzi, teoricamente fatta. Ho appena concluso una sessione di 3 ore di registrazione su un gioco. Ho fatto dalle 3 alle 6, chiuso in una camera, questa è la camera di Joseph, perché dovevo registrare da lui. E ho fatto un caldo boia, io veramente ho un po' di caldo. Infatti ora mi vado a fare una doccina. Intanto vi ricordo che ho finito tutto, ragazzi. Ho finito effettivamente di studiare, perché prima di iniziare la sessione di registrazione ho concluso fondamentalmente. Quindi, raga, è finita. Tocca andare domani. E poi è fatta. Tocca andare domani e poi è fatta. Quindi vi tengo aggiornati eventualmente per altre novità stasera. Altrimenti direttamente a domani. Ok, ci sono cascato. Mi sono messo a ripetere e studiare anche la sera. Ci è fatta l'una e mezza e passa. E ho ripetuto un po' di cose su cui avevo alcuni dubbi. E questo è quanto. Quindi domani effettivamente va. Mi sono già preparato le cose da mettere e mi verrà a prendere un mio amico per andare, quindi ci becchiamo domani. Ok, ragazzuoli, ci siamo. È la mattina dell'esame. Ci siamo davvero, ragazzi. Ripeto, sono emozionato, però è la stessa emozione, ho fatto ieri l'esempio in live, di quando, cioè, devi andare in vacanza, ok? È più o meno la stessa, di qualcosa di nuovo, diciamo, di qualcosa di bello, però, cioè, non è ansia, ripeto. E vediamo, raga, vediamo un po' come va. Io credo che mi farò un poco prima di entrare e poi un subito dopo essere uscito dalla sala dell'esame. Finita. Effettivamente è finita. Ragazzi, siamo tutti maturi. No, Giulia, ma non per davvero. Cioè, è finita davvero, ragazzi. Cioè, ci pensate. Cioè, io, questo tipo, ora va all'università. Che cringe. Che cringe. Maturi, fra? 200? 100,2? 300? Ci siamo. Stonks, maturi. Come banale. Ok, quindi, ragazzi, direi di concludere finalmente questo video, così poi posso mettermi a editarlo. Sono usciti i quadri, oggi è lunedì 29 giugno 2020 e sì, effettivamente sono usciti i quadri, ora ve li faccio vedere. Ok, ragazzi, quindi eccolo qui. Abbiamo Mele, Fortunato Gianluca, 19.02.2002 con 100 centesimi, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, davvero. Quindi, che dirvi, ragazzi, è stato veramente figo documentare tutto. Sicuramente in futuro riguarderò con nostalgia questo video. E spero comunque di avervi fatto divertire, di avervi fatto interessare e magari di avervi aiutato, non lo so, per qualcosa nel futuro, quando voi farete la maturità e così via. E ragazzi, voglio darvi un consiglio: cercate di vivere al meglio questi anni, perché non sono i migliori, cioè ci sono tanti altri anni belli oltre a questi, però questi sono una parte molto importante, quindi fidatevi, divertitevi e fate cazzate se dovete. E niente, quindi noi ci becchiamo alla prossima. Ciao.